Ciao a tutti, eccoci qua. Piove, però è d'obbligo, bisogna provare sempre. Allora, test reale montagna. Quindi fango, pendenze, sassi, terreno tipico di Rocky Mountain. Modalità boost, massima potenza, tutto quello che aveva. 69% partiti dal 98%, 30%, 600 metri di dislivello. Per la precisione 558 metri di dislivello perché siamo partiti leggermente dopo con l'altimetro. Direi che è spaziale. Adesso ci rimane da provarla in discesa e penso che domani la proveremo bene. Cercherò di esprimere al massimo quello che può dare questa bicicletta. Intanto uno sguardo alla bici nel complesso che secondo me insieme alla Yeti è la più bella che c'è quest'anno. E se le premesse di durata e autonomia sono queste, direi che è tanta tanta roba. Si pedala un po' meglio rispetto a quella vecchia da spenta. Non è lo Shimano EP8, quindi sicuramente si pedala molto meglio lo Shimano EP8 che abbiamo trovato su Yeti o su Santa Cruz o addirittura sulle Dusk di Mondraker. È un po' più libero sicuramente, però la potenza e l'elasticità di questo motore fanno troppo divertire. Via, partiamo e andiamo a provarla giù. Sarà un fangone della Madonna, però questo è. Effettivamente scivola bestia. Entro. Ah! Lavato. Completamente lavato. Allora, prime impressioni, allora è più grossa di quella vecchia, qui c'è una fangazza, bisogna farci un po' la mano. Ciao a tutti, eccoci qua, abbiamo fatto questi 3 giorni di test con la Rocky Mountain e che in casa Rocky hanno veramente rivoluzionato la bicicletta. E è realmente una bicicletta da 2000 metri di dislivello col motore al massimo. Io peso 72 kg, 73 e veramente ho impiegato metà tempo a fare una salita di 5-6 km rispetto alle altre bici. Motore al massimo è molto elastico, quindi è divertente, non ha mai una fine di coppia, quindi più si spinge sui pedali e meglio è. È importante avere una cadenza di pedalata abbastanza alta, quindi neanche 70-80, forse meglio 90-100 pedalate al minuto. Si sente veramente il motore che spinge. Se si va sotto di frequenza spinge un po' di meno oppure comunque si sente che fatica, quindi la pedalata, l'agilità di pedalata è importante. Per questo motivo rimane una bici da pedalatori, non è una bici per tutti, diciamo, come può essere una Mondraker con motore Bosch con 7,50 di batteria e boh. Eccolo! Sì, ci sono anche lati negativi, non solo positivi. Uno di questi è l'altezza delle pedivelle.
che è migliorata rispetto alla vecchia bici, però secondo me rimane ancora un po' bassa, intanto è vero che in qualche punto ho toccato. Un'altra cosa leggermente negativa è quando c'è il fango, e io l'ho provata praticamente solamente col fango. Il visore del sistema Jumbotron si sporca immediatamente, quindi il fango va direttamente su, non si vede più niente subito. Quindi è da vedere. Quando si va a pulire, bisogna stare attenti di non toccare il tasto, perché sennò la bici si spegne in automatico. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che l'extender, la batteria aggiuntiva che ha lanciato Rocky Mountain lo scorso anno, non si può utilizzare sul modello nuovo, bisogna comprare l'extender nuovo. E lì io avrei preferito sinceramente che si potesse usare quello vecchio, perché l'hanno comprato in tanti e chi vuol passare sul modello nuovo deve cambiare anche l'extender. Grande papis! Ci provo! All'esterno! Praticamente non si vede più un cazzo! Come stare su un cuscino comunque, un po' di fiducia dietro, lavora che è una figata. Telaisticamente è una bici da enduro spinto. 170 davanti, 160 dietro, il leveraggio della sospensione posteriore è impressionante, infinito. È come star su un cuscino, veramente. Se si fa caso a come lavora dietro sulle gambe, è tanta roba. Schiaccia veramente tutto. Sempre un po' più accorti perché... Impressivo. Certo. Come va lì? Come un cuscino. Vieni giù, non senti un cazzo. Ho provato in configurazione completamente aperta di angolo di sterzo e addirittura eccessiva secondo me, tant'è che la seconda giornata l'ho chiusa. Messa tutta chiusa, secondo me è ancora meglio, molto più maneggevole, molto più veloce nelle curve. E ha un feeling impressionante. Altra cosa fondamentale sono le taglie. Io sono 1,80, sulla carta d'identità c'è scritto 1,82, però 1,80 penso che la taglia giusta sia la L, quindi large, e quindi anche come taglie è abbastanza veritiera, quindi fino a 1,76-77 va bene la M, dopo bisogna passare sulla L. Impostazione di guida è quella che conosciamo di Rocky, è molto molto agile e la cosa che sorprende di più è la disposizione dei pesi sulla bicicletta. È una bici che è facilissima. Che razza di tempo! Sempre in prova, ma è dura, eh! Cazzo, nevica, fa un po'. Senti che roba. Comunque, 814 metri. Boost, cazzeggi, impennate. 63%. Boh. Sembra un po' incredibile. L'autonomia ormai non è più un problema. Quindi
con tutti i marchi non abbiamo più problemi di autonomia, pensieri che finiscano le batterie, non mi basta, non so se riesco a finire il giro. Questo non conta più. Adesso conta la ciclistica, conta la distribuzione dei pesi, contano i telai, contano come lavorano i carri e si ricomincia a parlare di biciclette. Non so quando mi arriveranno perché realmente la situazione mondiale a questo punto è un disastro, non si sa quando consegneranno le biciclette, non si sa quante ne consegneranno. Rocky è vero, è l'unica che produce tutto da solo, quindi il motore è di produzione loro, la batteria anche, e si sente che c'è un'innovazione. Problemi di assistenza non ce ne sono, anzi, c'è più attenzione rispetto ad altri marchi che prendono i motori piuttosto Shimano, piuttosto che Bosch o altri. Veramente bellissima bicicletta e adesso aspettiamo che arrivi qualcos'altro da provare perché all'orizzonte c'è veramente pochissima roba in arrivo. Detto questo, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo giro. Ciao! C'è un grosso problema, che praticamente fai il giro da solo.